A tutti voi ben trovati a Future Forum. Il domani inizia oggi, iniziativa della Camera di Commercio di Pordenone Udine che attraverso la voce di esperti nazionali, di rappresentanti delle istituzioni e dell'economia del Friuli Venezia Giulia vuole riflettere sul futuro e concentrare l'attenzione sulle prossime sfide non solo per l'economia ma più in generale per la nostra società. Quest'anno il dibattito del Future Forum si trasferisce in TV con l'obiettivo di allargare ad un pubblico più ampio questa particolare ricognizione sui temi considerati centrali per la crescita del paese e del nostro territorio. 10 gli argomenti scelti, ciascuno al centro di una puntata di Future Forum. Una riflessione che non può non partire dagli effetti a livello globale della pandemia da Covid-19. E allora cominciamo subito la copertina che ci introduce al tema del giorno e poi la sigla. Nel 2020 il valore dell'export italiano, secondo le stime dello scorso anno, si sarebbe dovuto avvicinare ai 500 miliardi di euro, grazie ad un tasso di crescita del 2,8%. Il Covid-19 ha però interrotto una discontinuità cambiando i piani degli imprenditori e le logiche dei mercati internazionali. Gli effetti si sono visti anche nel Friuli Venezia Giulia, dove l'export regionale è stimato in calo in media del 15,3%. Come reagire? È il momento di ripensare la globalizzazione, i mercati e le rotte internazionali? La Via della Seta continuerà ad offrire opportunità per le aziende friulane? E allora rieccoci nuovamente in studio. All'inizio di ogni puntata gli onori di casa spettano al presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo, intervistato dal direttore del Messaggero Veneto, Omar Monestier. Oggi parliamo di mercati e nuove rotte commerciali. Presidente Da Pozzo, che cosa è cambiato per quanto riguarda l'export e le nuove rotte commerciali che erano in espansione per la nostra regione? Tema molto complesso, soprattutto per un paese come l'Italia e il Friuli, che hanno una ottima performance all'interno del PIL per quello che riguarda l'esportazione dei propri prodotti in tutti i settori. Certo che in questa fase è molto difficile riuscire a mantenere i livelli con i quali eravamo abituati, soprattutto per i paesi più lontani. Pensiamo al mercato degli Stati Uniti, ma anche all'interno dei mercati europei, senza avere la possibilità di avere quella assiduità di collegamenti, di relazioni, di scambi interpersonali che caratterizzano l'internazionalizzazione. Se dobbiamo fare un'analisi nel breve, potrei dire dai dati che ho che il mercato cinese, che è quello che almeno a parole sembra essere prima uscito dal lockdown e dalla pandemia, è un mercato che già sta interessando moltissime imprese della nostra regione e del tutto il nord Italia. Ecco, ci auguriamo che il problema di natura sanitaria che condiziona chiaramente l'approccio ai mercati internazionali trovi una sua evoluzione il più positiva nel più breve tempo possibile. Vediamo se i nostri ospiti sono d'accordo. Grazie allora al presidente Da Pozzo, al direttore Monestier. Ogni puntata di Future Forum sarà arricchita dalle considerazioni di un esperto nazionale che poi condivideremo in studio con gli ospiti locali. Questa edizione del Future Forum è curata da Impact School con la partecipazione in studio della sua CEO e cofondatrice Cristina Pozzi, che saluto, grazie per essere con noi. Grazie. E sarà lei nel corso di ogni puntata di farci da guida e in qualche maniera declinare le tematiche nazionali a livello locale. Due parole su Impact School, organizzazione nata alla fine del 2016 con l'obiettivo di creare una maggiore consapevolezza sugli impatti delle tecnologie emergenti nella società e poi portare anche in Italia una riflessione più strutturata sul futuro.
Cristina Pozzi è imprenditrice sociale e divulgatrice, esperta di scenari futuri in relazione appunto alle tecnologie emergenti ed è Young Global Leader del World Economic Forum per il 2019. Vado a presentarvi gli ospiti che abbiamo in studio questa sera con noi. Saluto e ringrazio Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle attività e turismo del Friuli Venezia Giulia. Buonasera, grazie per essere con noi. E ad arricchire il dialogo anche Chiara Valduga, presidente di Cividale S.p.A. Grazie anche a lei per la sua presenza. Dicevamo, un esperto nazionale ci offre gli spunti di riflessione. Allora entriamo nel vivo del tema del giorno con Alberto Giacomo Forchielli, imprenditore, giornalista e blogger, che ci parla di mercati globali, nuovi equilibri e nuove sfide. Il mondo sarà leggermente meno globale, più regionale, dovuta a questa necessità di rimodellare le catene del valore. Credo che ci sarà una tendenza a rifornirsi su base regionale, quindi una forma di deglobalizzazione e di rilocalizzazione delle produzioni, quindi non più solo Cina ma tanti paesi, mercati di approvvigionamento anche più vicini. Non ci sarà più un focus strettamente sull'efficienza degli approvvigionamenti, ma ci sarà un focus sulla loro sicurezza. La Via della Seta è una grande impresa infrastrutturale attraverso la quale la Cina estende il proprio raggio d'azione, però sono interventi infrastrutturali che vengono eseguiti da imprese cinesi con finanziamento cinese, quindi onestamente dire che ruolo può giocare l'Italia nella Via della Seta è molto difficile. In effetti l'Italia può prestare qualche situazione logistica, qualche porto, però comunque il paese avrebbe un ruolo comunque marginale nella grande opera della Via della Seta. Oltretutto non mi risulta che ci siano in marcia iniziative infrastrutturali molto importanti come conseguenza della firma del protocollo sulla Via della Seta. Adesso non so Trieste veramente, ma non ho più sentito niente. Mi sembra che i problemi su Trieste siano di carattere logistico, di carattere molto molto importante, molto al di là dei mezzi che la Cina potrà dispiegare. E se i progetti del Recovery Fund fossero orientati veramente allo sviluppo a lungo termine del paese e se il paese facesse un piano di riforma adeguato per poter accedere ai fondi del Recovery Fund, sicuramente le opportunità del paese sarebbero molto elevate. L'Italia ha bisogno solo di un aggiustamento alle pensioni, un aggiustamento al costo del lavoro per poter rinascere, per poter infondere confidenza e sicurezza nei partner mondiali. Rientriamo in studio, la parola a Cristina Pozzi. La storia della globalizzazione è molto lunga e durante questo lungo periodo, ormai più di un secolo, che ci ha portato fino ad oggi, abbiamo già visto che ci sono state grandi crisi legate proprio ai disequilibri che si creano per via delle relazioni, delle dipendenze tra diversi paesi e mercati e così via. Ora, il Covid-19 ci ha nuovamente messo di fronte a questa enorme fragilità. Fragilità tipica di qualunque sistema complesso che di fatto si basa proprio sulle relazioni tra le sue parti. Quindi forse potrebbe essere tempo finalmente di davvero rivolgersi verso una nuova globalizzazione più matura che sia in grado di dar conto delle particolarità delle parti che lo compongono e che quindi riparta proprio dal locale, dalle sue peculiarità e dalla capacità di rendere il sistema antifragile, e cioè capace di resistere in modo flessibile e con resilienza anche a colpi come quello che ci è capitato proprio oggi. Quindi ripartiamo proprio dal locale e dalle relazioni che possiamo costruire da qui. Grazie a Cristina Pozzi. Vado allora dall'assessore Bini per chiedergli subito l'impatto del Covid-19 sulle aziende della nostra regione. Qual è stato? L'impatto è stato un impatto devastante. Abbiamo avuto 2 mesi e mezzo di lockdown, 2 mesi e mezzo che di fatto hanno congelato diverse attività produttive, hanno congelato il paese. E la regione Friuli Venezia Giulia
agito subito, al fine di poter dare delle risposte immediate alle imprese, giusto che i cittadini sappiano quante risorse la Regione Friuli Venezia Giulia, compatibilmente anche col suo bilancio, ha messo in campo. Parliamo di 135 milioni di euro, una cifra enorme. È stato un momento difficile, assieme lo abbiamo superato. Perché dico lo abbiamo superato? Pur essendo ancora cautamente, la pandemia non è finita, ma c'è, i dati che mi stanno arrivando sono di un cauto ottimismo. Abbiamo dei settori che stanno ripartendo in maniera importante, ci sono degli ordini, ci sono comunque delle aree che continuano a essere precluse. Si parlava prima della Cina, per grazia di Dio la Cina non rappresenta dal punto di vista dell'export un mercato molto importante. Noi abbiamo la Germania, noi abbiamo gli Stati Uniti, noi abbiamo la Francia, noi abbiamo l'Austria, noi abbiamo la Gran Bretagna. Certo, ci sono delle limitazioni, però si sta ripartendo. Chiara Valduga, abbiamo fatto i conti con il fermo della produzione, poi con la chiusura delle frontiere. Questo che effetti ha avuto sulla catena del valore? Come è stata gestita questa situazione inedita? L'abbiamo detto più volte. Ma direi che il blocco della produzione certamente ha messo in difficoltà la catena del valore, soprattutto perché le aziende si sono fermate con tempistiche differenti, come anche il blocco alle frontiere, limitato dal fatto che fortunatamente le merci hanno potuto quasi sempre viaggiare. Per noi è stato problematico anche non poter far visita ad esempio a clienti e fornitori. Tutto questo ha reso i rapporti commerciali più complessi e più difficoltosi. Secondo alcuni analisti, l'effetto di questa emergenza sarà quello di pensare più a livello regionale che non globale. Questo in qualche maniera la spaventa o comunque condivide questa analisi? Certamente credo che una lezione che un po' tutti abbiamo tratto da questo periodo sia l'importanza della diversificazione. Nell'ambito di questo concetto di diversificazione, che certamente porterà a una riduzione dei rischi, chiaramente potersi approvvigionare il più possibile vicino ai propri siti produttivi rappresenta un'ulteriore riduzione del rischio. Più difficile per quanto ci riguarda è pensare ai mercati di vendita vicini, perché purtroppo i settori a cui sono rivolti i nostri prodotti sono caratterizzati da grossi player internazionali che hanno siti produttivi un po' dovunque nel mondo. Però, come abbiamo sentito anche prima nell'intervista, quanto successo penso possa portare alcune aziende italiane che ormai da anni si approvvigionavano soltanto all'estero a ritornare ad acquistare almeno parzialmente, proprio in quell'ottica di diversificazione sul mercato regionale o nazionale. Questo potrebbe certamente avere un effetto positivo per noi. Chiudo con l'assessore Bini, parlava prima dell'export. Ecco, che cosa può cambiare, che cosa è già cambiato a seguito di questa pandemia per quanto riguarda l'export e più in generale rispetto alle relazioni della regione con l'estero? Ma noi ci siamo accorti davvero quanto fragili eravamo nella dipendenza dei rapporti commerciali con il mondo esterno. Noi abbiamo capito che, e uso un termine inglese, il reshoring rappresenta una necessità anche per il nostro paese. Abbiamo capito quanto importante sarà riuscire a ricreare filiere produttive autoctone. Cioè una regione Friuli Venezia Giulia in grado di avere l'intera catena produttiva. Ci stiamo lavorando, quello che dico è la nuova legge sull'economia, che vedrà la luce verso fine anno, avrà una parte di articolato molto importante riguardante sia le reti di impresa, sia il revamping industriale, ma anche una rivisitazione di quelli che sono i rapporti, i sostegni che la regione dà per le imprese che vogliono, come dire, vendere, non produrre, vendere i propri prodotti all'estero. Grazie, ringrazio moltissimo i nostri ospiti per aver condiviso con noi queste riflessioni. Noi ci fermiamo qui. In occasione della prossima puntata di Future Forum parleremo di economia e finanza, sfide e opportunità. Grazie e alla prossima.